Ciao ragazzi, come state? Allora, ero qui in un momento di pausa e a pranzo si è bevuto questo Nebbiolo. Allora, lo produce l'azienda Pianfiorito, qui siamo in Piemonte, Nebbiolo, e la zona è quella di Albugnano. Annata 2021, il vino si chiama Cicchin. Allora, qual è il messaggio? Questa è una bottiglia che costa 10-12 euro, io una bottiglia a Scafaro la vendo a 10 euro. La zona di Albugnano è una zona che è sempre stata trascurata. E qualcuno di voi forse ne ha sentito parlare, ma ne sente parlare adesso, perché qualche guida improvvisamente si è svegliata, qualche guida, eh? Vi siete svegliati ogni tanto? E sta iniziando a parlare di questa zona, che effettivamente dà delle cose molto interessanti. Io già di queste zone ve ne parlavo 3-4 anni fa, per chi mi seguiva, e quindi dà delle cose molto interessanti. Tra l'altro con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il Nebbiolo, che a me piace chiamarlo Nebbiolino, in senso vezzeggiativo, perché è il Nebbiolo che ti porteresti dietro tutti i giorni, capito? Nella tavola, perché è di conforto, no? Intensità, persistenza, ha questa bella sensazione agrumata, che si mescola a ricordi di fragoline, di bosco, schiacciato, spezie, erbe aromatiche, quindi ha tutte le sue caratteristiche, no? Del Nebbiolo, fatte come si deve, e poi intensità, persistenza, e poi ben delineato, quindi con una buona definizione. Cosa vuol dire la definizione? Vuol dire che se senti odori, che ne so, di frutta, di albicocca, ipotesi, tu quell'albicocca proprio nella tua testa la vedi cosa, proprio con i suoi ben delineata, ben disegnata, no? Se fosse un disegno, ok? Ci sei. E, in questo caso ha una buona definizione, quindi vai a sentire tutte queste profumazioni, sensazioni, questi ricordi aromatici, li senti, li percepisci e li vedi proprio bene nella tua testa, eh? E quindi adesso qui gli haters si scateneranno. Detto questo, il palato è di piacevole freschezza acida, note agrumate appena percepite al naso si percepiscono, sapidità, quindi una salivazione che tende a raggrumarsi ai lati della lingua, e da lì capite quanta sapidità c'è e quanta acidità c'è nel caso che la saliva scivoli via, no? Lungo la lingua. Magari ve ne parlerò adesso, vi insegno qualche trucchetto. Però in questo caso devi fare attenzione perché comunque sia, puoi avere anche una buona freschezza acida, quindi puoi avere una buona salivazione, ma il tannino è ancora astringente, quindi proprio tecnicamente lo definiamo un vino tannico, vuol dire che proprio proprio è astringente. Qualcuno direbbe non è un astringente fastidioso, però serve un abbinamento a tavola, secondo me, che vada a supportare questa astringenza. Quindi devi usare dei piatti con una certa succulenza. Cosa vuol dire succulenza nei piatti? Vuol dire che c'è una parte liquida abbondante, quindi hai bisogno di un vino con un tannino, come in questo caso astringente, che ti vada ad asciugare ogni boccone e ti prepari al gusto di un nuovo boccone, ok? Quindi, che ne so, ci metti una carne, una cosa di questo genere, e hai quindi un buon rapporto tra cibo e vino in questo caso. È un vino, è un 2021, ma secondo me tra un annetto diventa ancora più interessante, più non più affascinante, ma diventa più interessante, che è diverso. Va bene? Fate i bravi ragazzi, eh? Se no vi vengo a cercare.